per non mollare la lotta europea alla Fiorentina, per credere nella salvezza. L'Udinese, Fiorentina-Udinese, Stadio Artemio Franchi, 31ª giornata del campionato di Serie A. Buon pomeriggio da Riccardo Trevisani e da Stefano Nava. Santana, corre Santana, calcia verso la porta, finisce fuori di pochissimo. La soluzione di collo esterno di Mario Alberto Santana. Pallone regalato a Santana, Montolivo d'esterno dentro per Jovetic, posizione regolare per Jovetic e poi Gilardino, doppio Andanovic, non so quale fosse più difficile, ma sono due miracoli. C'è dentro Pepe, cercato da Sanchez, Pepe in area di rigore, si coordina col sinistro, la palla alta sopra la traversa. Parte Pepe sul palo di Frey che mette le mani. Sinistro di Vargas che butta giù la porta, la Fiorentina in vantaggio, è tornato e si vede Juan Manuel Vargas. Una splendida conclusione di Vargas, conosciamo bene il suo mancino, meno fosse Andanovic, ma io credo di no, doveva coprire meglio il suo palo. San Marco dentro per Di Natale, stavolta la posizione regolare, c'è Pepe dalla parte opposta, Di Natale lo serve adesso, palla per Pepe, Pepe! Il pareggio subito dell'Udinese con Simone Pepe che fa 1-1. La cattiveria che è mancata all'Udinese precedentemente è mancata in questo caso alla Fiorentina, che non è andata con cattiveria, dicevamo, su Sanchez. Poi Di Natale ha fatto il resto e ha disegnato questa traiettoria per il taglio di Pepe. Palla un po' corta, Di Natale calcia, doppia deviazione, Di Natale ancora, Frey ci mette la mano in calcio d'angolo. Lancio di Zanetti per Jovetic dopo il pallone perso da San Marco, Jovetic col sombrero su Zapata in area di rigore, Jovetic col destro a giro che finisce largo, giocata fantastica del Montenegrino. Santana, punta Inler, solita giocata, sinistro, Andanovic e poi Gilardino, ribadisce in rete, sempre Alberto Gilardino, 15 gol in campionato e 2-1, il grande attaccante, non fallisce mai. Beh, uno contro uno su Inler, che non è un difensore puro, ha abboccato al doppio passo di Santana, poi ci ha messo del suo anche Andanovic in questa seconda conclusione, prima di Vargas, adesso di Gilardino, perlomeno di Santana. Gilardino sempre rapido, rapace, non lascia scampo. Jovetic punta all'area di rigore, aspetta Gobbi, lo serve adesso, puntuale, binario sinistro, Gobbi la mette al centro, Santana! 3-1 per la Fiorentina, Mario Alberto Santana in un grande momento di forma, porta avanti la Viola di 2. Intelligente Santana, finta di andare sul centro della porta, invece si estrae dalla marcatura, si sottrae dall'avversario, raggiunge il dischetto del rigore. E il pallone arriva a lui, non era una conclusione facile, vedete come si ferma per raggiungere questo pallone e buttarlo sul secondo palo, non facile, coefficiente di difficoltà gran gol. Di 6, 6,5 è arrivato comunque un gran gol, uno dei più positivi, e l'ha dimostrato anche con questa gran conclusione. Gol, certo. È un treno di Silvestri che corre sul binario destro, esce Zapata a prenderlo. Riesce a crossare, interessante Silvestri per Jovetic, che grandissimo gol di Stefan Jovetic, lo yo-yo, cala il poker, è finita, ha vinto la Fiorentina. Non posso che applaudire, uno alla palla di De Silvestri che è andato in maniera splendida sulla fascia, la sua palla meravigliosa, aveva tutta la possibilità di valutare il difensore avversario, Jovetic è andato su, immenso, gol straordinario. C'è... Vince ancora la Fiorentina in casa per la nona volta in stagione, segna 4 gol all'Udinese, vince per 4-1, continua a credere nell'Europa per l'Udinese, 11ª sconfitta in 16 trasferte.